Da quando lavoro a questo progetto mi sembra di sentire cose di cui prima non mi accorgevo. Per esempio, ad aprile ho iniziato a sentire il canto di questo uccellino ogni giorno a diverse ore del giorno e non l'ho mai notato prima e ora mi sembra sempre lì sul balcone. Mi fa compagnia. In mancanza di un vecchio guardaboschi a cui rivolgermi, ho scoperto che è una capinera grazie a Merlin, un'applicazione sviluppata dalla stessa Cornell University che un secolo fa registrava i passeri nello stato di New York. L'ascolto è un processo che dura tutta la vita, è un'esperienza immediata e insieme il frutto di un'eredità culturale. Espandere l'ascolto significa unirsi a quello che ci circonda, è qualcosa di più. Il mondo suona, dobbiamo solo ascoltare. Sonar è un podcast del Post, immaginato e raccontato da Nicolò Porcelluzzi. L'anno scorso per la prima volta sono stato in un altro continente, sono stato in Giappone. E soprattutto nei primi giorni ho vissuto quel classico spaesamento indimenticabile che passava attraverso tutti i sensi. Non solo attraverso la vista, quindi, direi più l'olfatto e l'udito. E ho registrato un po' di cose che non avevo mai sentito prima. Ricordo che un giorno, in una stazione di montagna, a qualche chilometro da un cimitero millenario, mi aveva colpito il canto brillante di un uccellino. Doveva essere un uccello molto diffuso, dato che avevo ritrovato il canto identico anche in un'altra stazione 10 minuti dopo, e in un'altra ancora. Vabbè, insomma, erano delle registrazioni ripetute da alcuni altoparlanti nascosti dietro le travi. Erano dei dissuasori sonori, forse per evitare che i piccioni nidificassero sotto al tetto. Lavorare sul paesaggio sonoro trasforma la realtà. Nel 1996, in anticipo con i tempi, il Ministero dell'Ambiente giapponese ha selezionato 100 paesaggi sonori particolarmente rappresentativi del paese. Una sorta di macchina del tempo per proteggerli dall'inquinamento sonoro. Questa è una conchiglia della prefettura di Yamagata. Questa è una campana di Otsu. Questi invece sono degli aironi, anche loro registrati quasi 30 anni fa. Un'idea in anticipo con i tempi, in un mondo sempre più inquinato dai rumori di origine antropica. L'inquinamento sonoro occupa delle frequenze che erano utilizzate dal mondo animale da molto, molto tempo. È una forma di inquinamento che tocca anche a noi. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, subito dopo l'inquinamento atmosferico da particolato, il rumore è la seconda causa ambientale di problemi di salute. All'inizio del primo episodio dicevo che l'informazione è codice e che il mondo vivente è fatto da questa continua trasmissione di informazioni. Arrivati all'ultimo, abbiamo qualche elemento in più per farci un'idea di come comunicano alcuni animali. Dico farci un'idea perché capire è un'altra cosa. Ci sono cose che non possiamo spiegare bene perché le hanno generate altre intelligenze. Sì, credo che sia proprio quello che sto cercando di fare. Offrire la possibilità di capire, ma soprattutto di percepire. Carl Safin ha un'opinione sul nostro uso del linguaggio in cui mi ritrovo parecchio. Because we rely so much on words and on talking, we rely a lot less on
understanding the world by observation and by feeling. Sì, perché per capire il mondo ci affidiamo tanto alle parole e al linguaggio parlato, e molto meno, direi quasi per niente, all'osservazione e alle sensazioni. Sai, ho conosciuto una persona indigena che una volta mi disse che la sua memoria era peggiorata notevolmente dopo aver imparato a leggere, perché le informazioni erano lì, sulla pagina scritta. D'un tratto la predisposizione naturale al ricordo non era più così importante, perché poteva essere sostituita dalla scrittura e dalla lettura, e aveva l'impressione che questo compromettesse la sua memoria. Penso che il nostro continuo parlare deteriori la nostra capacità di osservazione del mondo. Inoltre, la questione è che le parole non sono così affidabili. Così come vengono utilizzate per trasmettere informazioni vere, le persone le usano per ingannare, per mentire. Non ci si può fidare troppo delle parole. Non sono la rappresentazione più fedele della realtà. Le emozioni possono essere più affidabili delle parole. E aggiungerei che l'osservazione diretta è più affidabile della descrizione e dell'informazione. Ma perché facciamo tutte queste cose? Ci affidiamo a questi strumenti? Credo che sia perché il linguaggio ha allargato incredibilmente la nostra capacità di comprendere. Il compromesso qui, almeno credo, sta fra l'ampiezza e la profondità della comprensione. Ai cetacei piace toccarsi. Gli piace il contatto e si toccano anche attraverso il suono. Sono uniti da una rete sonora che è parte del loro ambiente, quanto l'acqua, i fondali e tutto quello che si muove. Per vivere, quello che gli animali fanno tutto il tempo è sentire. Mentre facevo ricerche per questo lavoro, tra le altre cose ascoltavo il Voyager Golden Record, di cui vi ho parlato nel terzo episodio. Il disco che è stato mandato nello spazio per contattare gli alieni. Un giorno ho sentito che dalle casse si faceva strada la musica di un'orchestra gamelan, che è una tradizione musicale di origine indonesiana molto diffusa nelle isole di Giava e Bali, che è dove vivono i diamanti mandarini, e che mi ha un po' ossessionato negli ultimi tempi. È stato proprio del gamelan dell'isola di Sunda uno dei fattori che hanno rivoluzionato la musica occidentale, portandola poi alla sperimentazione del Novecento, da Debussy al minimalismo e all'ambient. Dobbiamo immaginarci Debussy passeggiare per l'Esposizione Universale di Parigi, che era organizzata nel centenario della Rivoluzione Francese, ed era anche lo stesso anno in cui quel bambino tedesco, Ludwig Koch, registrava i primi suoni animali. Debussy a Parigi si imbatte in un gruppo di musicisti giavanesi che accompagnano le danze Bedaya. Erano antiche danze di corte, delle leggende ambientate nei palazzi di una regina che vive in fondo al mare. Musica sacra subacquea. La musica di Debussy si fa liquida. Ottant'anni dopo c'è un compositore bloccato su un letto d'ospedale. Si chiama Brian Eno e ha una gamba rotta. Almeno, così viene raccontato in un gran libro che si chiama Oceano di suono, scritto da David Toop, musicista e critico musicale. Brian fu investito e ferito gravemente da un taxi mentre attraversava Harrow Road. Durante la convalescenza andai a fargli visita nel suo appartamento a Maida Vale. Mi raccontò che Judy Nylon era andata a trovarlo e gli aveva lasciato un disco di musica settecentesca per arpa. Brian aveva messo il disco sul piatto e non appena posata la puntina sul vinile era tornato a letto. Una volta steso si era reso conto che il volume era così basso da rendere la musica quasi impercettibile. Mancava un canale stereo inoltre, ma siccome si muoveva con enorme fatica ascoltò il disco in quel modo. Il risultato fu la scoperta di una modalità di ascolto alternativa. Invece di spiccare nell'ambiente come una nave nell'oceano, la musica diventava parte di quell'oceano, insieme a tutti gli altri effetti transitori di luce, di ombra, colore, odore, gusto e suono. Era la nascita dell'ambient, quantomeno nella sua accezione odierna, musica che sentiamo ma non sentiamo, suoni il cui scopo è permetterci di sentire meglio il silenzio,
Suoni che mettono un freno al nostro profondo istinto di concentrarci, analizzare, inquadrare, categorizzare e isolare. Renino è una specie di... secondo me è un musicista che ha delle cose interessantissime a livello, diciamo, di intuizione, ma è anche una figura enormemente sopravvalutata a livello di... cioè viene considerato un guru che dice appunto le cose che però la gente ha già fatto senza fare il guru 30 anni prima di lui. Forse l'avrete già riconosciuto. Questo è Carlo Boccadoro, il compositore e critico musicale che avete ascoltato nel terzo episodio. L'ambient music l'ha inventata Rixati negli anni 20 con la musique de Maubevin e aveva una valenza polemica e politica che l'ambient music di Eno non ha, cioè almeno non ha più. Ce l'aveva, forse erano interessanti i suoi dischi degli anni 80, tipo Music for Airports o Discrete Music, che però, ripeto, erano molto derivativi dal minimalismo americano, dalla loop music, cose di cui lui non dice niente, cioè lui fa credere che questa cosa sia nata con lui, ma l'ambient music è il tipo di musica anche di note, cioè Cage ha scritto In a Landscape nel 1944 e tu fai sentire In a Landscape e la gente dice ma chi è Brian Eno? 50 anni prima di Brian Eno. Come già accennavo nel terzo episodio, la mia conversazione con Carlo Boccadoro è stata molto divertente. Perché si parlasse di FX Twin o di musica dub, lui continuamente mi dimostrava come tutto fosse già stato fatto e che modernità significa ripetizione. Più di una volta nei suoi discorsi ha messo il nome di Erik Satie, che forse avete già sentito per le tre gimnopedie, di cui state ascoltando la prima. E la state ascoltando in un modo che Satie avrebbe detestato. Come sottofondo. In realtà Satie, un secolo fa, aveva già affrontato il problema dell'attenzione all'ascolto scrivendo un'opera fatta apposta per essere maltrattata e sovrastata dalle chiacchiere della gente. Cioè, l'idea della musique de mouvement era geniale in Satie perché lui aveva capito dove sarebbe andato il mondo. Cioè, la gente, lui aveva capito negli anni 20 che saremmo arrivati a TikTok, saremmo arrivati a un mondo dove la gente non ha più tempo di ascoltare la musica, di mettersi lì con un LP e 40 minuti e vedere chi suona e leggere i testi e dedicargli tempo e alzarsi e girare il disco. E quindi ha capito che i tempi di attenzione si sarebbero risparmiati a nulla fino ad arrivare, nel caso di Satie, che era appunto un amante del paradosso, a una musica che non doveva essere ascoltata, una musica che è di arredamento. E lui queste cose le aveva intuite più di un secolo fa. Nel caso di Satie, anche lì hanno una valenza, come ti dicevo, polemica e politica. Oggi la gente con sentiva Age vuole solo rilassarsi e non pensare. Ma il compito della musica non è non pensare, è proprio il contrario. Il compito della musica o dell'arte in generale è quello di far pensare le persone. Se per non pensare ci sono già miliardi di prodotti commerciali costruiti apposta, come ti ho detto, per rendere la gente passiva, anche perché la gente passiva è meno fastidiosa, è meno pericolosa, come tenerli ignoranti, no? E mettendoti la posizione antipatica del maestro, se tu dovessi dare dei compiti per casa o degli esercizi per lavorare sull'ascolto? Non saprei proprio dire, perché l'ascolto necessita di una qualità che oggi è sempre più ridotta, che è l'attenzione, la capacità di attenzione. Se non c'è quella, non c'è ascolto musicale, ma neanche di Fausto Papetti. Tutta la musica meriterebbe attenzione, tranne quella forse pensata per non, come appunto la musica di Mobleman di Satie, no? Che alla prima esecuzione tutti si sedettero ad ascoltare, lui diceva ma no, girate, fate qualcos'altro, parlate dei cazzi vostri, non ascoltatela. Quindi fu un fiasco, perché la gente si mise ad ascoltare la musica che non doveva essere ascoltata. Però oggi c'è un sacco di musica che appunto, la musica si è un po' adeguata a questo mondo che non pretende l'attenzione, e tutto quello che invece non vuole questo è un po' marginalizzato, secondo me. Nel primo episodio, vi ricorderete, ho potuto chiacchierare con alcuni bambini di una scuola di musica. La mia prima domanda era stata: che cos'è il suono? Allora posso passare alla seconda domanda. Che cos'è l'ascolto? Secondo me l'ascolto è un'attenzione che si presta alle parole di qualcuno, alle frasi o a qualcosa che qualcuno ti vuole dire.
E senza attenzione ci può essere ascolto? Sì. Ok. Sì. Non sai bene quello che la persona ti sta dicendo. Mm-hmm. Cioè non sei presente. Secondo me non ci può essere ascolto senza attenzione, perché sennò quello è sentire, non ascoltare. Quale suono ti ricorda casa? Per me è il silenzio, perché casa mia è molto silenziosa e non c'è quasi mai nessuno il pomeriggio quando torno da scuola, quindi non ho un suono che mi ricorda casa. No, non suono che viene a Natale. Però anche il silenzio è fatto di piccoli suoni. Sì. Nel 1952 è stata eseguita la prima di 4 minuti e 33 secondi, forse la composizione più celebre di John Cage. Ne avrete sentito parlare, si tratta di 4 minuti e 33 secondi di silenzio. Si dice che l'idea dell'opera sia nata il giorno in cui Cage ha scoperto che il silenzio non esiste. Cage fece il famoso esperimento negli anni 50 in cui si fece chiudere in una camera anecoica dove non c'era il minimo suono. Lui voleva capire se davvero esisteva il silenzio e lì ha capito che il silenzio non esiste perché lui sentiva questo strano suono che era il simbolo del suo sistema nervoso. Quindi ha detto, io lì ho capito che il vero silenzio non esiste, perché dentro di noi comunque ci sono dei suoni. Questo 20 anni prima di sto caso. Il problema di Cage è che ha inventato tutto lui e che ha scoperto tutto lui talmente prima degli altri, però poi non si curava troppo di farlo sapere. Ma se tu vai a vedere alla fine, vai da Cage e trovi sempre la fonte di quello che è successo negli ultimi 50 anni, 60 anni. E ancora non sappiamo bene tutto quello che ha inventato e esplorato. Insomma, ce ne sarà, ci vuole ancora, c'è molto da scoprire su di lui. È molto vero, è così vero che ho scoperto una testimonianza che apre a nuove interpretazioni dell'aneddoto di Cage nella camera anecoica. È una citazione di Paulina Oliveros, una compositrice che Cage conosceva bene. Quando John Cage è entrato nella camera anecoica, invece del silenzio assoluto, ha sentito due suoni, uno acuto e uno cupo. Il suono acuto era quello del suo sistema nervoso e quello cupo era il suono del sangue che scorreva nelle vene. Questo è quello che si racconta. Tuttavia, c'è una parte della storia che quasi nessuno conosce. John Cage è morto di ictus poco prima di compiere 80 anni. E un medico ha detto che se voi aveste modo di ascoltare il suono del vostro sistema circolatorio, non sentireste il suono che descriveva lui. C'erano delle placche che si accumulavano nelle sue arterie e se qualcuno avesse prestato attenzione alla sua descrizione del suono, avrebbe capito che stava andando incontro a un ictus. E questa è la prima cosa. Ecco l'altra. Il sistema nervoso non emette un suono metallico udibile, non lo puoi sentire con le orecchie. Anche quello era un sintomo della malattia che ha portato all'ictus di John Cage. È un'altra parte della storia che non viene raccontata. Paulina Oliveros ha inventato una pratica che si chiama Deep Listening, l'ascolto profondo. È una pratica di meditazione che comprende esercizi rivolti all'attenzione per la dimensione sonora, cioè la rete di suoni che ci circonda e quella che generiamo noi. Grazie a Paulina Oliveros e al Deep Listening ho capito finalmente cos'è l'armonia. Non sono parole mie, ma di John Cage, e prometto che è l'ultima volta che lo nomino. Queste parole stanno sulla copertina di un libro che ha tradotto la prima persona in Italia ad avere conseguito il certificato della Deep Listening Foundation. Si chiama Diana Lola Posani e ci accompagnerà verso il finale di questa storia. Allora, io mi chiamo Diana Lola Posani e sono una sound artist e facilitatrice di Deep Listening. Ho incontrato il deep listening durante il Covid e mi sono formata a distanza con l'istituto di deep listening fondato da Paulina Oliveros. Paulina Oliveros è una compositrice che ha avuto un grande impatto alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70 in America. È stata una compositrice che arrivava da un percorso più tradizionalmente accademico e che però ha fatto forse il primo step per riuscire a rendere la composizione e la creazione di suono un qualcosa di realmente inclusivo. Quello che si sente in sottofondo è il paesaggio sonoro dei quartieri spagnoli.
Sono andato a Napoli per parlare con Lola Posani e già che c'eravamo abbiamo parlato di tante cose. Ma le balene ovviamente restavano in cima alla mia lista. E mi è anche andata bene. A un certo punto in questo lavoro qui si fa una riflessione su cosa può essere una famiglia. La famiglia può essere un gruppo di persone con cui condividi un corredo genetico, ma può essere anche qualcos'altro. E questa cosa è dimostrata o confermata o specchiata, non so, da cose che vediamo nel mondo naturale. Perché è vero che i capodogli stanno molto insieme, anche i delfini eccetera, tra mamma, bambini, cioè cuccioli eccetera, però poi le famiglie variano, possono essere anche famiglie fatte da amiche che diventano zie eccetera eccetera. Tra l'altro una casualità molto interessante è che le balene, le megattere in particolare, sono il mio animale preferito che mi porto dietro da quando ero bambina. C'erano tanti motivi per cui mi piacevano i cetacei, ma in particolare perché mi ricordavano mio padre. Perché io avevo la fobia del mare, dell'acqua, e mi colpiva il fatto che fosse l'unico animale che mi immaginavo non dover aver paura di altri predatori, ma che allo stesso tempo non era aggressivo. E quindi io ricollegavo a mio padre questa cosa dell'essere rispettato non in quanto aggressivo, ma in quanto grande, nel suo caso a livello caratteriale. E sognavo di avere quel genere di energia attorno per cui sentirmi sicura senza dover essere aggressiva. E quindi mi è rimasta questa cosa in testa della balena, che poi è ritornata in modo quasi rabbioso durante l'adolescenza, perché mi sono convinta che una donna non potesse sentire quella sensazione. E adesso penso che sia tanto più difficilmente accessibile. Quando dici quella cosa dell'essere, diciamo, al di sopra del rischio, ma non il rischio. Mm-hmm. Parlando con un esperto di capodogli, per quanto avessi letto i libri su questi animali da appassionato, non sono uno scienziato, mi ha detto una cosa su cui non mi ero mai soffermato. Per loro l'abisso è un rifugio. Questo aveva colpito anche me, perché tutte le sensazioni abissali vengono sempre percepite con enorme pressione, con un senso di giusto e sbagliato, quando c'è anche l'aspetto di sopravvivenza e cioè di nutrimento anche nell'abisso. Però ecco, per risponderti alla domanda sulla famiglia, credo che non sia un caso che mi sono affacciata al tema dell'ascolto, perché per me il senso del concetto di famiglia ha molto a che fare con l'ascolto, nel senso di spazio che offre un'altra persona per essere se stessa nel modo più completo possibile. E nel deep listening si parla spesso di ascolto co-creativo, quindi di ascolto che non è un aspetto passivo, ma fa parte della costruzione di questa terza cosa che c'è tra una persona o qualsiasi altra entità che emette e un'altra che riceve. Quale suono ti ricorda casa? Magari se hai la finestra aperta ti ricorda le macchine che passano? Mi ricorda il suono del cuculo. Cioè, tu quando senti quel suono pensi... Sì, penso a casa mia, che cioè, tutti i giorni alla stessa ora c'è il cuculo che fa cucù, cucù, cioè, che ti rimbombo nel cervello quasi come le campane. Anche quando sento le campane, che noi abitiamo proprio dietro la chiesa, mm-hmm. E allora sentiamo le campane ogni giorno. Quindi campane, per me è il silenzio, perché casa mia è molto silenziosa e non c'è quasi mai nessuno il pomeriggio quando torno alla scuola, quindi non ho un suono che mi ricorda a casa. No, non suono che mi ricorda a casa. Però anche il silenzio è fatto di piccoli suoni, forse. Sì. Ok. Io lo scricchiolio delle scale, perché quando scendo le scale fanno sempre un rumore strano, che cioè sono delle scale di ferro, quindi fanno un rumore che non senti molto spesso. E quindi quello la cosa che mi ricorda a casa, se lo sento. Io lo scricchiolio del pavimento di legno. Okay. Anche quella, adesso non casa mia, però quella dei miei nonni, che ha tipo il parquet che è montato in un modo un po' strano e quando ci cammini sopra scricchiola. Un po' stressato. Esatto. Ok. Io, quando mia sorella è arrabbiata, sbatte la porta. Ma forte. Infatti si è quasi rotta, però. Anche mia madre. Tua sorella lo conta. Tua sorella lo conta. A te qual è il suono che ricorda a casa? È una bella domanda, grazie.
Allora, mi sono accorto che alcuni suoni sono simili ai loro. Anche a casa mia, che non è qui, era in provincia di Venezia, vicino a Mestre, Venezia, c'erano i cuculi, poi c'erano le campane e le porte che sbattono perché c'è la corrente del vento e nessuno si preoccupa di chiuderle. Le domande che ho rivolto ai bambini della scuola di musica sono una piccola selezione delle 40 domande previste da una delle pratiche del deep listening. Eccone altre. Prendetevi 2 minuti e provate a pensarci. Qual è il tuo primo ricordo del suono? Come ti fa sentire in questo momento? Quale suono ti ricorda casa? Cos'è il suono? Cos'è l'ascolto? Riesci a far svanire il suono? Sei tu a svanire? Dove finisce il suono? Dove inizia il ricordo? C'è una persona senza la quale questo documentario non sarebbe mai esistito, ed è Carl Safina. Mi piacerebbe allora condividere una sua pagina che resta fondamentale per capire il senso di questo progetto. Ciò che è naturale non sempre viene naturale. Molti animali devono apprendere dai loro anziani come diventare ciò che sono destinati a essere. L'apprendimento culturale diffonde capacità, crea un'identità e un senso di appartenenza al gruppo e perpetua tradizioni che costituiscono aspetti definitori dell'esistenza. Noi non diventiamo quelli che siamo solo grazie alla genetica. Anche la cultura è una forma di eredità che immagazzina importanti informazioni non nel pool genetico, ma nelle menti. Interi patrimoni di conoscenza, abilità, preferenze, canti, uso di strumenti e dialetti vengono trasmessi come una fiaccola da una generazione all'altra. Un individuo eredita i geni solo dai suoi genitori, ma può ricevere la cultura da tutti e da ciascuno all'interno del suo gruppo sociale. Non si nasce già in possesso della cultura. La differenza è questa. In questo pianeta diviso tra terra e oceani, noi siamo l'altro mondo. Siamo quelli nuovi, gli alieni, gli invasori. Così come i coda dei capodogli, questi canti sono più antichi di qualsiasi lingua umana. Anzi, sono più antichi di qualsiasi civiltà umana, palazzo o tempio, e di qualsiasi osso o manufatto anche solo lontanamente umano. Succede tutti i giorni, anche in questo momento. Da qualche parte nell'oceano c'è una neonata di capodoglio che sonnecchia distesa sul filo dell'acqua, mentre la madre le cerca il cibo negli abissi gelidi, a 0,5 chilometro di profondità. Sono lontane, ma si toccano attraverso i loro click, unite da un linguaggio amniotico. Diversi studi individuano le origini della musica, per quanto misteriose e inaccessibili, negli scambi che rafforzano il legame tra madre e neonato. Nel 1975 viene pubblicato un vinile che si chiama Sleep Gently in the Womb. Nasce dall'idea di un medico giapponese, Hajime Muroka. È il primo album commerciale di suoni uterini, un genere che ha poi proliferato in tutto il mondo. La vibrazione è tutto, quindi credo che la pratica stia nel notarne i confini per riuscire a rendersi conto di quanto sia tutto. Cioè, è un po' come quando spiego che cosa sono i pattern di attenzione. Fondamentalmente non è che andiamo a toccare veramente che cos'è l'attenzione, ma riusciamo a toccare quali sono i suoi limiti e quindi di conseguenza ci rendiamo conto del fatto che esiste.
proprio perché ne notiamo la finitezza. E quindi tutte queste domande di deep listening alla fine hanno a che fare col fatto che noi possiamo espandere i nostri confini percettivi, ma rimarranno sempre, potranno essere deformati, superati, però ci saranno sempre dei confini che hanno a che fare con la nostra umanità in qualche modo, ma che sono anche dei confini che al contrario ci permettono di percepire quella parte che invece rimane una sorta di nucleo misterioso un po' intoccabile, come per esempio la vibrazione. Io ho la sensazione che stiamo andando all'origine della vita, nel senso che non esiste vita pluricellulare senza delle membrane, e posso dirti che appunto quei confini servono a distinguerci dall'acqua salata, ed è per questo secondo me che io sono venuto qua oggi, no? Chi sta ascoltando questo documentario, magari alcune delle persone più giovani non sanno che fino al 2004 esisteva l'esame di quinta elementare. Era un'ottima idea per terrorizzare i bambini di 10 anni e prepararli a un futuro di fatiche e angosce. Prima di diventare uno studente mediocre, era un bambino secchione. Ecco, in vista di quell'esame mi misi al lavoro sulla mia tesina elementare. La tesina era dedicata ai cetacei. Ricordo che mia madre era emersa da un giorno qualsiasi di ufficio, di code in tangenziale e cena da mettere insieme, e me la ricordo china su Word, da brava programmatrice, nel tentativo di insegnarmi come si trascina un'immagine nel documento, come si formatta un testo e cose del genere, che ormai faccio tutti i giorni, da anni. Vi ringrazio per avermi accompagnato in questo viaggio nel tempo. Abbiamo viaggiato nello spazio e nel suono. Abbiamo viaggiato in altre menti. Le ultime parole sono di una poesia che mi ha fatto scoprire Lola Posani. È un frammento del poeta greco Vrettakos. Mi suddivisi. Diventai elementi e fatti. Incominciai un dialogo. Quando parlavo, ascoltavano. E quando parlarono, ascoltai. E congiunsi tutte le voci, aggiungendo bellezza al corale cui diedi inizio, rivolto alla luce da bambino. Grazie Carl Safina, Matteo Scandolin, Carlo Boccadoro, Valentina Lovato, grazie ai bambini della scuola Suzuki, Diana Lola Posani, Stefano Vizio e Salvatore Porcelluzzi.